Ciao a tutti e benvenuti o benvenute in questo canale in cui si parla di libri e oggi nello specifico vi racconto 5 categorie di libri che secondo me sono delle buone scelte quando non si può uscire di casa, quindi 5 libri da leggere quando si deve stare chiusi in casa. Sono in realtà 5 categorie, non 5 libri, quindi sono più di 5 libri, ma voglio dire, è un problema se ci sono più libri? Credo proprio di no, quindi iniziamo subito. Il primo consiglio che vi do va a incastrarsi in una categoria che secondo me in questo momento è benvenuta, cioè quella categoria di libri che ci fa stare bene, che magari non ci fa impensierire troppo, che ci fa stare a cuor leggero e che è una lettura appunto leggera ma non superficiale e vi consiglio nel caso specifico Tutta colpa di mia nonna di Manuela Mellini, edizioni Baldini Castoldi. Questo libro di cui vi ho già parlato un po' di tempo fa in una recensione. Ed è proprio il tipo di libro che si adatta perfettamente a questa categoria. In un momento in cui magari abbiamo qualche preoccupazione, qualche pensiero negativo che ci frulla per la testa, questo libro è il libro perfetto perché è un libro che ha una trama frizzante, ha dei personaggi ben descritti e soprattutto coinvolge tanto. Ed è una storia leggera, una storia positiva, quindi adatta a questo periodo, ma soprattutto non è una storia banale e non è un libro superficiale, un libro sciocco, al contrario. È un libro ben fatto, ben scritto, che vi fa stare bene. Per la trama e una recensione un pochino più approfondita, vi rimando al video in cui recensisco in particolare anche questo libro tra le letture mensili. La seconda categoria di cui vi parlo è la categoria di libri che ci permettono di imparare qualcosa di nuovo. Quindi potremmo dire saggi. Io in particolare però ne ho selezionati due perché trovo che siano due esempi di due aree diverse, quindi volevo provare a darvi più varietà, ma in generale, secondo me, questo è un buon momento per decidere di approfondire un tema su cui magari non sappiamo tanto, oppure su cui già sappiamo qualcosa, ma vogliamo andare più a fondo, perché magari abbiamo più tempo e quindi possiamo immergerci in questa conoscenza in un modo un po' più costante. Allora, ve li faccio vedere uno dopo l'altro. Il primo appartiene alla categoria del rinfrescare qualcosa che sappiamo già e sentirci un pochino più sicuri quando parliamo o quando scriviamo. E si tratta di Le basi proprio della grammatica di Manolo Tringi. È un manuale che vi ho già fatto vedere un'altra volta, però va a pescare quegli erroracci che facciamo un po' tutti nel parlato o nello scritto nell'usare la nostra bellissima lingua italiana. Quindi è un libro secondo me anche divertente, che però ci fa anche imparare qualcosina, ci fa in realtà dai, diciamo, rispolverare perché sappiamo tutti più o meno di cosa stiamo parlando, però magari cadiamo ogni tanto in qualche errorino. E questo libro secondo me ben si adatta a questa categoria e anche a questo periodo. Tra l'altro, Manolo Tringi ha anche un profilo Instagram, un profilo TikTok in cui parla di queste perle di grammatica, secondo me è sempre molto divertente e anche utile. Nella stessa categoria, ma spostandoci un pochino, come vi dicevo, ho fatto rientrare Rosso Mafia, l'Ndrangheta Reggio Emilia di Nanno Dalla Chiesa e Federica Cabras. Un testo che in realtà non ho ancora letto, ma che ho conosciuto grazie alla presentazione che i due autori hanno fatto qui a Berlino. Quindi ecco, mi sento di consigliarvelo per quello, perché sì, è vero, non l'ho ancora letto, ci tengo a essere trasparente in questo, però sono stata alla presentazione e lo ritengo quindi un libro valido, perché la presentazione è stata di grandissimo valore, di grandissima qualità. E è un tema, secondo me, molto importante, che in Italia c'è da sempre, purtroppo, e proprio il fatto che in Italia ci sia da sempre rende questo tema, questo argomento ancora più urgente, ancora più importante, anche se adesso ovviamente siamo concentrati a parlare di altro. Non dimenticarci di questo aspetto è allo stesso tempo importante e poi soprattutto può essere appunto il momento in cui andiamo a fondo su una questione che ci interessa. Come vi dicevo, io vi ho proposto due testi che appartengono a due aree, ma in generale la categoria la possiamo chiamare saggi e approfondimenti su tematiche che vi stanno a cuore e che volete andare a esplorare un po' più nel profondo. Con la prossima categoria voglio aiutarvi nell'individuare quei testi che possono essere fondamentali
fonte di svago. Perché? Perché parlano di tempi che non sono i nostri e di luoghi che non sono i nostri. Quindi ho trovato un esempio, ma ovviamente la categoria è ampia e potete farci rientrare i libri che volete voi, perché questo video è fatto per darvi sia degli esempi concreti ma anche degli esempi un po' più generali, per poi attivarvi voi anche in una ricerca personale. E quindi io vi faccio vedere appunto un esempio che combina queste categorie, cioè un'altra geografia e un altro tempo, e sto parlando di Doris, la ragazza misto seta di Irmgard Koen. Siamo in Germania, siamo negli anni 30, quindi è vero, non siamo andati a finire nel sud dell'Argentina all'inizio del 1800, ma è comunque un esempio di distanza da quello che magari possiamo conoscere. E tra l'altro ho scelto un libro di narrativa tedesca perché in Italia generalmente siamo molto più abituati a leggere narrativa che provenga da culture anglosassoni, quindi ecco, anche una narrativa francese può andare bene. La mia idea è semplicemente quella di portare svago, portare in un altrove sia geografico che temporale. Quindi nel caso specifico vi consiglio questo, ma chissà mai che non vogliate scrivere qua sotto qualche altro titolo che si abbini bene a questa categoria. E vi ripeto anche che per tutte le recensioni specifiche dei libri che vi faccio vedere in questo video potete rifarvi ai video precedenti che trovate sul canale. La prossima categoria l'ho chiamata libri che non vi fanno staccare gli occhi dalle pagine. Anche in questo caso ho identificato due libri diversi, uno che è uno stand alone, cioè un libro finito singolo, ma che ha anche un altro collegamento, e l'altro invece è una serie. Perché? Perché dipende dai vostri gusti. Ci sono persone che amano le saghe, le serie, le trilogie, come vogliamo chiamarle, mentre invece altre persone preferiscono libri che siano fatti e finiti da soli. Quindi ho pensato di darvi due opzioni per questo motivo. Per la categoria stand alone, quindi libro da solo fatto e finito, ho scelto The Irishman di Charles Brand, di cui c'è anche il film su Netflix, quindi ho provato a darvi un suggerimento che poi non sia comunque solo finito nel libro, ma che poi possa anche intrattenervi dal punto di vista visivo su Netflix. È un libro stupendo, un libro che davvero io ho letto quasi tutto d'un fiato. Racconta una storia molto molto intensa, molto interessante, e lo fa anche in un modo molto avvincente, quindi per questo lo definisco uno di quei libri che non mi fanno staccare gli occhi dalle pagine. E anche di questo ovviamente ho trovato una recensione più approfondita nei video precedenti, ma se cercate una lettura che vi coinvolga, con magari un pochino più complessità, ecco, rispetto a una lettura semplicemente leggera, questa è un'ottima opzione a mio avviso. Per l'altra faccia di questa categoria ho scelto Camilleri. Qui con me ho il cane di terracotta, ma potete ovviamente partire dall'inizio, ma se no da dove vi siete magari fermati, quindi anche un promemoria per riprendere una saga che magari avevate smesso, avevate messo in pausa. In generale io comunque Camilleri ve lo consiglio perché io l'ho trovato un libro molto molto intrigante, interessante, e mi è piaciuto molto. Sono anche consapevole che però Camilleri divida, non piace a tutti. Se cercate altre saghe, mi ripeto per l'ennesima volta, però quella dei Casalè per me è un'ottima opzione, però per questa categoria nello specifico, secondo me Camilleri ci sta proprio comodo, ecco, dentro a questa serie di libri che mi sento di consigliarvi. E tra l'altro i libri di Camilleri sono anche molto facili da trovare, da reperire, quindi in questo caso nello specifico ho provato a pensare anche a qualcosa che poteste trovare con facilità. L'ultimo libro che vi faccio vedere non è un libro nel senso stretto del termine, oppure nel senso classico del termine, perché sto parlando di un libro da colorare. Io ho questo, ma ne potete trovare veramente di ogni. E è un libro molto semplice di per sé, nel senso che ci sono le immagini che hanno degli spazi molto stretti di solito da colorare, ed è una terapia, possiamo dire. Tra l'altro una di quelle cose che non facciamo forse da anni, perché si colora quando si è bambini e si smette di farlo col tempo, e poi magari se anche volessimo farlo, una di quelle attività per cui nella vita di tutti i giorni abbiamo poco tempo per fare, e in questi giorni potrebbe essere una buona alternativa, perché
è un'attività che dà benessere e che vi impiega del tempo, quindi se siete annoiati, annoiate, non sapete tanto cosa fare, insomma va bene leggere, però a un certo punto magari volete cambiare attività, ecco, questo può essere un'alternativa. E tra l'altro ho fatto un video in cui vi consiglio 10 cose da fare in casa, per cui se non volete più leggere e avete finito le idee, magari potete andare a vedere quel video per trovare qualche suggerimento in più. Comunque, concludo quest'ultima categoria, che è quella dei libri da colorare, facendovi vedere questo, ma in generale consigliandovi di trovare il vostro, oppure se non avete modo di andarlo ad acquistare, giustamente dovuto alla situazione, potete anche magari stampare un disegno da internet, rispettando ovviamente i copyright, cioè delle immagini che siano libere e gratuite da scaricare senza andare a fare delle cose illegali, però magari potete scaricarne uno da internet, stamparvelo e colorare anche solo quello, ecco, non c'è bisogno di avere per forza il libro. Per cui ecco qui gli esemplari che ho deciso di farvi vedere, di consigliarvi come libri da leggere in questa particolare situazione, in questo tempo sospeso, un po' strano, nel quale tutti ci troviamo. Io spero di aver fatto qualcosa che sia per voi utile, qualcosa che vi possa alleviare o alleggerire le giornate e i pensieri. Ovviamente lo spazio qui sotto è sempre a vostra disposizione per consigli, suggerimenti e opinioni. Io vi aspetto anche su Instagram e su Instagram TV, in cui vi consiglio anche dei podcast, che sono un altro bel modo per passare le nostre giornate in modo attivo e usando questo tempo che abbiamo un po' forzatamente a disposizione in modo utile e interessante. Con questo io vi saluto, vi auguro ovviamente buona lettura e ci vediamo alla prossima. Ciao!